Bene, amici di Smart Evolution, ancora una volta un brand cinese ci colpisce e ci regala un bellissimo terminale. Ancora una volta Meizu, Meizu Pro 6. No, l'evoluzione. Un altro dispositivo. Scherzi a parte, Meizu MX6, l'evoluzione teoricamente dell'MX4, dell'MX5. Quelle che sono le dinamiche di Meizu sono un po' strane perché il Pro 6 in realtà non riprendeva le caratteristiche come diagonale del Pro 5, ma era un telefono completamente diverso. Questo MX6 migliora sotto alcuni punti di vista rispetto al Pro 6 come diagonale, un po' più grande. Riduce le prestazioni del processore perché da un MediaTek X25 scende a un Helio X20. Ma a conti fatti mi è piaciuto davvero tanto, probabilmente perché io amo molto i display più grandi, 5,5 pollici, bellissimo, rifinito davvero egregiamente, ricorda moltissimo le linee degli iPhone, ma come da tradizione ormai Meizu, e si comporta anche molto molto bene. Vi dico tutti i dettagli all'interno della nostra recensione. Costruzione ed ergonomia. Eccolo qui, Meizu MX6 nella nuova confezione che ricorda un po' quelle che sono le scelte da parte di Apple. Andiamo a vedere l'interno della confezione, anche in questo caso la disposizione della manualistica ci ricorda un po' quella della mela morsicata, la spilletta per togliere il vano che contiene due nano SIM, come sempre con il brand Flyme, che come sapete è l'OS di Meizu, carica batterie rapido da parete, auricolari in-ear tradizionali, senza infamia e senza lode, non particolari, con nessuna caratteristica particolare, e poi abbiamo qui questo cavo USB tradizionale, USB Type-C tradizionale. Ho utilizzato invece il caricabatterie con una ricarica molto molto rapida, in 1 ora e 20 circa abbiamo ricaricato completamente il dispositivo. Detto questo, vi ho fatto vedere un pochettino quella che è la confezione, entriamo nel vivo. Come sempre, come da tradizione, Meizu, un dispositivo bellissimo, con un touch and feel fantastico, con delle rifiniture eccellenti, tasto e bilanciere, tasto power sul lato destro, bilanciere del volume, sulla parte anteriore non troviamo nulla. Sulla parte superiore, scusatemi, sulla parte invece di sinistra troviamo il vano che contiene due nano SIM, non abbiamo espansione di memoria, ma abbiamo soltanto 32 giga di memoria interna. Posteriormente questa fotocamera da 12 megapixel, sensore Sony con flash dual LED, e in basso troviamo l'altoparlante mono, il connettore Type-C e il jack per le cuffie. Dimensioni 153,6 x 75,2 x 7,20 25 mm di spessore. Come potete vedere, ci ricorda tantissimo quelle che sono le caratteristiche estetiche dell'iPhone, ancora di più dell'ultima generazione di iPhone, ancora di più in questa versione in cui io ho volutamente scelto questo iCompact che ricorda totalmente quello di iOS 10. E però, come vedete, è anche parecchio più compatto come cornici rispetto all'iPhone 7 Plus, con il quale però condivide la stessa diagonale 5,5 pollici e anche, oltre alla diagonale, ovviamente la risoluzione del display, poi vedremo in maniera un po' più dettagliata. Altro dato che vi volevo dire, però, il peso importantissimo, 155 grammi, per cui per essere un phablet assolutamente peso abbastanza contenuto e maneggevolezza davvero molto molto elevata. Prestazioni. Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo un MediaTek come CPU, MediaTek X20 con GPU Mali T880, 4 GB di RAM, e abbiamo detto poc'anzi una memoria non espandibile a 32 GB di RAM, due nano SIM, quindi dual SIM con una gestione delle dual SIM eccellente, come vi dicevo, come potete
vedere qui noi abbiamo contemporaneamente due SIM che sono registrate sotto la rete 3G, in questo caso sono una SIM 3 e una SIM Fastweb, quindi comunque sempre rete 3, senza alcun problema, nessuna delle due va in roaming come solitamente accade negli altri dual SIM, per cui gestione davvero davvero molto intelligente. Da un punto di vista prestazionale, nonostante rispetto al Pro 6, fratello minore, maggiore, non sappiamo dirlo, nonostante perda qualcosina perché il processore del Pro 6 era l'Helio X25 e anche quindi un SoC teoricamente, un processore teoricamente più potente di questo qui, e anche la fotocamera scende da 20 a 12 megapixel, in realtà le prestazioni di questo MX6 mi hanno davvero tanto tanto convinto. Poi nel dettaglio vi dirò un pochettino di più effettivamente come si è comportato. Display, dicevamo, unità da 5,5 pollici, prodotto da Sharp in risoluzione Full HD. Molto molto bello e molto molto risoluto, mi è piaciuto davvero tanto in tutte le condizioni, anche, anche quelle più estreme con grande quantità di luce. La leggibilità sotto la luce diretta del sole non è mai stata inficiata. E anche la risoluzione, come potete vedere, nonostante sia fra virgolette semplicemente un Full HD, è davvero molto molto elevata. Audio e multimedia. Per quanto riguarda la parte audio e multimedia, molto molto convincente. Mi è piaciuto tantissimo la parte multimediale, abbiamo un altoparlante mono posto qui in basso. Vi faccio sentire la nostra solita canzone di riferimento che ormai conoscete un po' tutti. Come potete sentire, audio molto molto buono, molto potente, un po' piatto sui bassi, ma per il resto si comporta davvero molto bene e eccellente nella capsula auricolare, così come molto molto buono all'interno con l'utilizzo degli auricolari. Veramente non è soltanto un audio potente e molto potente anche rispetto alla media, un po' più potente rispetto a tanti altri brand più blasonati e più conosciuti, ma mi ha convinto davvero tanto la qualità del suono. Altrettanto potente e convincente anche la parte viva voce, vi faccio sentire un attimo la parte, no scusatemi, vedete, ho sbagliato a far partire la telefonata con la SIM sbagliata, e faccio sentire qui viva voce molto nitido. Benvenuto in Fastweb. Se desidera conoscere il traffico da lei effettuato. Come potete sentire, assolutamente audio molto molto buono, sia in viva voce che per quanto riguarda la parte prettamente multimediale. Autonomia. Batteria 3060 mAh, come ovviamente sta succedendo ormai da un po' di tempo a questa parte, un po' su tutti i produttori, batteria integrata, con ricarica rapida, dicevamo, più o meno ci impiega da 0 a 65% a ricaricarsi in 30 minuti, molto molto buona, molto molto valida come tecnologia. La durata è assolutamente elevatissima, vi faccio vedere direttamente quelle che sono, quella che è stata la durata oggi nel caso specifico, come si è comportato, e abbiamo avuto 2 ore e 53 di schermo acceso nelle ultime 12 ore. Il telefono però è acceso da ieri notte alle 2, quindi considerate che adesso siamo al 22% di carica. I parametri e i dati che ci dà Meizu con la sua Flyme non sono sempre dell'intera giornata o di più di 24 ore, non supera mai le 12 ore, per cui il parametro che posso dare, l'informazione che vi posso dare adesso non è precisa. Vi posso dire però che, come potete vedere, alle 11 e un quarto di sera siamo ancora al 22%, e che mediamente 5 ore e mezzo di display acceso le fa davvero senza nessunissimo problema, per cui sotto tutti i punti di vista un phablet per quanto riguarda la parte della batteria e dell'autonomia che mi ha convinto tantissimo. Software.
Software, come ormai saprete, il software di Meizu è la Flyme, arrivata alla versione 5.2.2G, cioè l'internazionale, versione Android 6.0, mi piace davvero tanto. Da un punto di vista, diciamo, di quelle che sono le scelte, la cosa più interessante che noi abbiamo sul nostro Meizu, e che abbiamo su tutti i Meizu, è la possibilità di personalizzare il tasto centrale. Nel caso specifico, come al solito, noi l'abbiamo impostato per avere lo spegnimento appena noi andiamo a tenere premuto. Poi, come sapete, nel momento in cui schiacciamo il nostro sensore, questo è un sensore digitale, sensore di impronte digitali oltre che tasto home, e come avete potuto vedere, nel momento in cui noi siamo all'interno di una applicazione, basta sfiorare il nostro dispositivo, il dispositivo emetterà una vibrazione e torneremo indietro. Entriamo in una notizia e vediamo i tempi di caricamento. Questo è il browser di serie, guardate quanto è veloce, considerando comunque che il nostro sito è un sito parecchio pesante, ma guardate quanto rapidamente, in quanto poco tempo carica con il suo browser e quanto è veloce. Se vogliamo utilizzare il tasto back, non abbiamo i tasti laterali come altri Android, ma facciamo tutto con questo tasto qui, basta sfiorarlo e il nostro dispositivo andrà indietro, per cui gestione davvero molto smart. Abbiamo poi il doppio tap per il risveglio del dispositivo, come ormai hanno fatto molti altri produttori Android, per cui assolutamente le scelte sono davvero smart. Per chi non conoscesse l'interfaccia della Flyme, vi faccio vedere un po' quelle che sono le impostazioni generali. Qui ci sono tutte quelle che sono le funzioni che possiamo avere con lo sblocco dell'impronta digitale. Impronta digitale rapidissima, davvero molto molto rapida. Come vedete abbiamo il risveglio con i gesti che erano attivato, soltanto il doppio tocco, ma come potete vedere ce ne sono davvero tanti. Nella gestione della parte software, questo Meizu e la Flyme richiama e si rifà in parte a quelle che sono le implementazioni dell'OS di Apple, e una delle chicche che più ho trovato comodo è la possibilità di accedere ai contatti, alla ricerca di tutto ciò che vogliamo all'interno del nostro dispositivo con uno swipe, che non sarà il classico swipe come in Apple per Siri dall'alto verso il basso, ma è dal basso verso l'alto, e quindi potremmo andare ad esempio a cercare un contatto o a cercare magari qualcosa che poi sia un indirizzo di posta elettronica. Quindi assolutamente una gestione molto molto intelligente. Ultimo ma non ultimo, dicevamo, sensore di impronte digitali velocissimo, 10 volte su 10 i comandi vanno a buon fine, vengono riconosciuti sempre con una rapidità davvero incredibile che soltanto altri produttori quali Apple e Huawei riescono ad avere attualmente. Fotocamera. Camera da 12 megapixel con un'apertura focale da 2 che mi ha convinto abbastanza. Meizu sulla parte fotografica si è sempre difesa abbastanza bene, in modalità diurna davvero delle fotografie, degli scatti eccezionali, in modalità notturna qualche difficoltà di troppo. In modalità diurna, come vedete, gli scatti sono anche molto dettagliati, in modalità notturna c'è qualche sofferenza di troppo, ma ovviamente quelle che sono le prestazioni le potete vedere poi nei sample fotografici all'interno della recensione. Possibilità di girare video in 4K, anch'essi molto molto buoni. Ricezione. Infine, ricezione del terminale. Come dicevamo, il terminale ha una ricezione eccellente, oltre ad un'eccellente gestione delle doppie SIM. Non abbiamo mai avuto perdita del segnale, anzi, mediamente abbiamo un segnale più alto rispetto a quella che è la media, per cui assolutamente complimenti a Meizu per la qualità del segnale, per la pulizia dell'audio in riproduzione telefonica e anche per il segnale Wi-Fi sempre molto molto potente. Conclusioni. Concludendo,
Prodotto ancora una volta molto valido. Meizu, come sempre, realizza un prodotto che è molto veloce, prestazionalmente eccezionale, rifinito egregiamente, con una chicca non da poco per un dual SIM. Qui dentro io ho due SIM, una della 3 e una di Fastweb, che praticamente ha lo stesso segnale della 3. Riescono ad essere entrambe attive, non come navigazione dati ovviamente, ma come navigazione, come utilizzo della rete telefonica. Nessuna delle due va in roaming, ma rimangono, ognuna rimane sulla propria rete, quindi registrate su 3 e su Fastweb, cosa non da poco per chi ha una seconda SIM magari di un gestore che non può essere utilizzata in Edge. Molto spesso, ve lo sottolineo, i dual SIM hanno questo limite. Si può fare lo switch a caldo, ormai quasi tutti, ma non è possibile decidere, cioè è necessario, scusatemi, decidere prima quale SIM deve essere attiva, e quindi in 3G o in 4G, e quale deve essere in Edge o 2G. In questo caso potete tranquillamente utilizzare entrambi gli slot se avete anche due SIM che navigano solo in 3G, cioè delle SIM registrate solo sulla rete 3G, come appunto quelle di H3G. Ovviamente se avete delle SIM TIM e Vodafone, il problema non si pone neanche con gli altri dual SIM. Chiudo subito le mie conclusioni. Mi è piaciuto davvero tanto, tanti punti a favore. Uno dei principali, il prezzo, 369 euro, e la disponibilità ormai in Italia, grazie a Meizu Italia e soprattutto anche alla grande catena di distribuzione. Noi l'abbiamo trovato tranquillamente presso Unieuro, quindi garanzia e assistenza totali a livello nazionale, per cui assolutamente da consigliare. Detto questo, vi saluto, vi rimando alla recensione completa sul nostro sito, vi ricordo che la Smart Revolution continua e mi raccomando, seguiteci sempre. Ci sono tante novità in arrivo.